Bentornati con un fantastico video DIY. Allora, lo so, ne è pieno il web, però volevo provare anch'io. Oggi faremo il Fluffy Slime, se si pronuncia così nemmeno lo so. Proveremo appunto a fare il Fluffy Slime. Allora, cosa ci servirà? Io stamattina sono stata a comprare tutti gli ingredienti. Vabbè, possono anche tornare utili questi ingredienti. Comunque, ci servirà innanzitutto una ciotola, meglio se più piccola. Io ho solo questa al momento e non mi andavo di comprare anche la ciotola. Cioè, che vado facendo a comprare una ciotola? Poi, un cucchiaino, oppure un cucchiaio di legno, quello che volete voi. Anzi, è meglio un cucchiaino, si lava meglio. Il cucchiaio di legno forse si impregna di Fluffy Slime. Poi, la colla Prit, questa qua ho visto su quasi tutti, è impolverata, su quasi tutti i tutorial utilizzare questa, quindi utilizziamo questa, anche perché ho fatto altri esperimenti e non mi è riuscito, quindi oggi pregate per me. Poi ci servirà il Dixan, è vero che l'avevo provato con un altro detersivo, so che funziona con questo, quindi utilizziamo questo, l'ho appena comprato e poi mi tornerà utile per lavare i panni, quindi meglio così. E poi ho preso un colore acrilico, ne metteremo pochissimo, io lo voglio verde, lo slime, potete farlo di qualsiasi colore, ho utilizzato i coloranti alimentari oppure i colori acrilici, questi sono quelli o maxi, ce l'ho da tempo in realtà, non lo so, li proviamo, è tutto a provare, questo sarà il tutorial della prova, quindi iniziamo subito. Ho dimenticato anche il bicchiere di plastica, tutto storto. Ecco perché era in offerta. Prendiamo la ciotolina con il cucchiaino, prendiamo la colla, meglio aprirla dal tappo largo e la mettiamo all'interno della ciotola. Ci riuscirò? No, allora facciamo così, dai, perché per le impedite come me è meglio metterla in questo modo. Andiamo a versarla all'interno della ciotola tutta in questo modo. Già mi piace. Ne ho messa più della metà, si è spalmata tipo pizza, comunque più della metà. Bene, adesso prendiamo il Dixan, ne mettiamo un po' in un bicchiere, non voglio utilizzare questo, così è meglio, si dosa meglio. Ne mettiamo un po', non pensavo che usciva così veloce. Adesso, piano piano, lo versiamo in quantità piccole, mi raccomando. Dopodiché mescoliamo e aggiungiamo il colorante verde, continuiamo così a mescolare, lasciamolo dopodiché in posa 5 minuti. Bene ragazzi, ho ritenuto opportuno per farlo più slime aggiungere un po' di bicarbonato, grazie per il tutorial di Erika Kway, la saluto. Sì, un pizzichino di bicarbonato, ascoltami, cioè le cazzate che dico. E poi è uscito, non lo so, alcuni aggiungono la schiuma da barba, però sta uscendo, vi faccio vedere la consistenza, adesso raccolgo tutto. Oh, è bellissimo. Bene, adesso viene il momento più brutto, cioè quello di impastare, impastucchiare, però non vi spaventate perché si staccherà come per magia, vedete? Cioè, assurdo. Oh, no, no, mia sorella sta riprendendo, ma non sa cosa si prova a fare questo fatto qua. Cercate di prendere e amalgamare tutto, come per magia, poi piano piano si staccherà dalle mani. Oh, bellissimo! È bellissimo! È una magia. Se vedete che fate così, piano piano si staccherà, non vi preoccupate, ho visto tanti tutorial, me li sono spaccati. Ecco qua, fate così, così, piano piano prenderà la sua consistenza. Sono riuscita a pulire le mani senza andarla a lavare, soltanto facendo questo movimento qua, cioè praticamente impastando. Tra l'altro profumano di lavanda, buono, vi faccio vedere la consistenza, eccola qua, cioè bisogna stare attenti, e poi si riprende da solo, ecco qua. Molti lo mettono anche a posare nel frigo, però secondo me è divertentissimo, divertentissimo.
Comunque, gli ingredienti sono quelli, ho aggiunto soltanto un po' di bicarbonato e fatelo stare, mi raccomando, in posa quando mettete la colla e il Dixan per 5 minuti, perché la colla deve fare proprio il processo di quando si asciuga e diventa più solida. Ve lo faccio vedere ancora, giusto per farvi, per condividere con voi questa mia felicità. Eccolo qua, si stacca, cioè si stacca, in realtà non dovrebbe mai staccarsi se è uscito un buon... è buono sì, perché se si stacca non è uscito. E adesso è diventato proprio della consistenza giusta. E questo era il mio fluffy slime. Pollice in su se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!